Pierluigi Amen per Liberi TV e il 20 maggio 2018 siamo al Caffè Letterario a Roma. Stiamo per rivolgere qualche domanda a Federico Pizzarotti, che è il sindaco di Parma ma è soprattutto il presidente del nuovo movimento politico Italia in Comune. Italia in Comune si propone come forza aperta al cambiamento, impermeabile agli interessi personalistici. Come pensate di applicare concretamente tale assunto? L'obiettivo è quello di partire dai territori, quindi che gli interessi siano quelli dei cittadini, non quello delle persone che fanno parte del progetto, e quindi lavorare sui territori per creare una rete che capisca le esigenze, che sappia mediarle, sappia confrontarsi, per portarle a livello sia locale, pensando ai comuni, alle amministrazioni, sia a livello regionale, con i coordinamenti regionali dal punto di vista insomma partitico, ma anche per quando avremo degli eletti in regione, e a livello nazionale. Io penso che sia, tra virgolette, la rivoluzione normale. Qualche anno fa ho scritto un libro con questo titolo, ma perché la normalità secondo me non è un brutto lavoro, ma un concetto di cui riappropriarsi, cioè nessuno è Superman o Batman, tutti ci mettiamo a servizio della comunità per cercare di migliorarla. Come mai avete scelto di vietare l'iscrizione anche a partiti diversi dal vostro, vista anche la rilevante presenza di amministratori pubblici con un passato politico? Allora, noi abbiamo insomma, deciso di vietarlo non tanto a chi è stato iscritto ovviamente, ma a chi è ancora iscritto. Quindi il fatto di tenere, si potrebbe dire, i piedi in due scarpe, dal nostro punto di vista viene difficile. Quindi deve essere una scelta di campo, convinta. Si può avere ovviamente un passato politico alle spalle, quindi non è, come è stato nei 5 Stelle in passato, vietato se tu hai fatto altro tipo di attività, anzi è un'esperienza, visto che noi pensiamo che la meritocrazia delle competenze sia qualcosa da valorizzare, l'importante è non averlo nel momento in cui ci si iscrive. Quindi si sceglie il partito Italia in Comune con convinzione. Quali sono le attuali priorità della vostra agenda politica? Ma al momento noi stiamo ancora formando tutta la rete territoriale di Italia in Comune, quindi siamo dentro questo viaggio che ci ha portato a Parma, in Emilia Romagna, adesso in Lazio, a Roma, poi andremo a Bari, in Puglia e poi via via in tutte le regioni italiane per arrivare in autunno ad avere la prima assemblea nazionale e a votare in modo definitivo e formale il coordinatore nazionale, il presidente. Adesso noi siamo insomma transitori in questa fase che era necessaria, quindi questi sono gli obiettivi politici invece sono quelli di creare una rete territoriale per cominciare a lavorare su programmi regionali e nazionali e al prossimo anno a candidarci in più comuni nelle elezioni amministrative e nelle elezioni regionali. La società italiana sta vivendo un malessere profondo. Può chiarirci quale sia, secondo il vostro pensiero, la differenza fra integrazione e inclusione? La differenza tra inclusione e integrazione è sostanziale, perché deve essere il coinvolgere le persone che sono già nel nostro paese o che arrivano nel nostro paese in, come dire, attività che le mettano in contatto con la realtà già esistente, quindi con le persone che già vivono la realtà territoriale, per creare un percorso di vita nel nostro territorio. Le faccio un esempio concreto. Un conto è dire do il sostegno a richiedenti asilo, ma li tengo relegati in attesa, come dire, del giudizio sul fatto del mantenimento del loro status nel nostro paese, o con il foglio di via per rimbarcarli, quindi per questo lasso di tempo di un anno o due, quindi che non hanno contatto col territorio. Oppure, cito l'esempio di Parma perché noi crediamo anche nei valori che abbiamo già messo in questa carta di valori nazionale, oppure si sviluppano delle attività insieme a loro di utilità sociale, di utilità territoriale. Noi abbiamo i richiedenti asilo che in collaborazione con la cooperativa che li accoglie fanno attraversare alla mattina alle mamme e ai bambini gli attraversamenti pedonali verso le scuole, fanno attività di pulizia nei parchi, fanno attività di accoglienza turistica, proprio perché certe volte sanno più le lingue degli altri rispetto ai turisti che visitano il nostro territorio. Questo è farli, come dire, sentire partecipi all'interno della nostra città, farli entrare anche in contatto, quindi ridurre la barriera della differenza, dello sconosciuto rispetto ai cittadini di Parma, e quindi facilitarli in un percorso che deve essere loro e consapevole all'interno della società. Questo è il concetto di inclusione.
La dialettica interna ai partiti vive ormai solo di contrapposizioni personali e correntizie che si stanno palesando anche in forze politiche di recente costituzione. Come pensate di evitare questo rischio? Ma evitare un rischio è, come dire, difficilmente prevedibile quando si parla di persone, di personalismi. Quello che deve essere chiaro a chi vuole unirsi a Italia in Comune è che non ci può essere e non ci deve essere nella nostra filosofia spazio per i personalismi, ma di decisioni corali, di cercare di, come dire, mettere d'accordo tutti, ma abbiamo anche previsto, insomma, come dire, decisioni e, come dire, prese anche dall'alto per dirimere questioni come queste, proprio perché, per dire, fare un esempio del contesto che conosciamo, nel Movimento 5 Stelle, non essendoci nessuna regola apparente, ma tante volte capibastone, non neanche legittimati, quindi un conto è avere un processo in cui si eleggono persone legittimate e che al tempo stesso non possono entrare nel dirimere questioni anche locali. Quindi ci deve essere la volontà innanzitutto di volerle dirimere, ma se no c'è qualcuno che le può dirimere, dando alla fine ragione a uno all'altro, perché ci deve essere, come succede, come dire, in ogni famiglia, nelle società, la possibilità di dirimere le questioni anche, come dire, in un modo collegiale. Questa è la soluzione, ma è la società purtroppo che sta creando personalismi, individualismi e la voglia di prevalere e di non mediare. Quindi uno degli obiettivi, ovviamente più a lungo raggio, è quello del creare una società diversa e quindi fare in modo che questo valore diventi fondante, che è il dialogo, e non creare un nemico, una contrapposizione. Da ultimo, qual è la vostra idea portante per il futuro dell'Italia? Ma l'idea portante è quella di cambiare la società che viviamo tutti i giorni. Cambiarla vuol dire, prima di tutto, ho fatto sempre l'esempio del maratoneta, se io parto con lo sprint del centometrista in una maratona è evidente che arriverò spompo e forse al primo chilometro sarò già stanco. Quindi noi ci aspetta questo, noi ci stiamo costituendo adesso, stiamo creando le reti adesso, non possiamo pensare di cambiare il paese domani, dobbiamo avere però dei programmi lungimiranti, che vuol dire partire dalla valorizzazione delle scuole, degli insegnanti, quando avremo la possibilità di farlo al governo regionale o nazionale, del creare una società diversa che parta da principi di solidarietà, di inclusione, di competenze, di meritocrazia, e solo con questi presupposti cercheremo di invertire la tendenza di un individualismo che è il primo nemico del creare una società diversa. Questo non voglio dire che sia utopico, ma che sia un obiettivo da voler raggiungere, perché, come dire, l'opposto del raggiungimento di questi obiettivi è creare una società populista e individualista che non avrà delle basi solide per poter portare avanti delle riforme che servono al paese, che è vedere un paese diverso, un paese che abbia della sostenibilità, un concetto principale, perché senza sostenibilità, che non è solo il tema ambientale, è anche economico e anche, come dire, di collaborazione tra le persone, non potremo avere, penso, un futuro. Questo ovviamente vale molto più a grande spettro per l'Italia, l'Europa e il mondo, ma adesso, senza essere megalomani, partiamo dal concreto e dal basso. Mm-hmm.